Uomo e parroco di grande cultura e umanità. Questo e molto altro è stato Monsignor Vittorio Peri, attuale vicario episcopale per la cultura della diocesi di Assisi, non c'era un pregualdo tadino venuto a mancare nelle scorse ore, quando tra pochi giorni, ovvero il 4 settembre, avrebbe compiuto 89 anni. Nato a Fossato di Vico nel 1932, Peri è arrivato nella diocesi di Assisi nel settembre del 1982 e da subito si è fatto conoscere come uomo di grande spessore spirituale e culturale tanto che gli sono stati affidati numerosi incarichi, compreso quello di vicario generale della diocesi. Notevole il suo impegno a livello nazionale con la conferenza episcopale italiana, che nel 1998 l'ha nominato consulente ecclesiastico nazionale del centro sportivo italiano, mentre nel 1999 è stato nominato per un triennio preside dell'Istituto Teologico di Assisi dove ha anche insegnato. Esponenziale anche il suo talento e passione per la scrittura, tanto che nel 2002 gli viene affidato l'incarico di ufficio stampa della diocesi e l'organizzazione mediatica in sinergia con la sala stampa della santa sede della giornata mondiale di preghiera per la pace celebrata in Assisi alla presenza di Papa San Giovanni Paolo II, mentre nel 2006 l'attuale vescovo Sorrentino lo ha nominato vicario giudiziale e vicario episcopale per la cultura, senza dimenticare il mensile diocesano Chiese Insieme che ha sempre continuato a coordinare dopo essere stato direttore e a cui contribuiva con il suo editoriale Parabole Moderne. I funerali sono stati fissati per domani, giovedì 26 alle 10, nella cattedrale di San Rufino, a celebrare l'ultima a Monsignor Peri sarà il Vescovo Domenico Sorrentino. Piangiamo la scomparsa del nostro confratello, il caro Don Vittorio, ha detto Sorrentino, di cui personalmente ho potuto apprezzare la grande fede forte, fervida e riservata, lo spessore culturale con un'attenzione alla bellezza e alla conoscenza. Preghiamo per lui e siamo vicini ai suoi parenti in questo momento di dolore, nella consapevolezza che ci proteggerà dal cielo.